Rapper Basta è ormai un artista affermato, conosciuto sia in Italia che all'estero grazie anche alle sue collaborazioni con artisti stranieri. I suoi album e i suoi singoli gli hanno regalato un successo dietro l'altro e lo hanno portato, da per davvero fino a famoso, a raggiungere la cifra record di più di 100 dischi di platino. Ma quando è partita la carriera di Sfera Ebbasta? Quali sono i brani che pubblicava l'artista di Cinisello prima di raggiungere il successo? Ecco, nel video di oggi risponderemo a questa domanda, andando a scoprire alcune delle canzoni di Sfera che in pochi ricordano o conoscono. La sua avventura nel mondo della musica parte quando era ancora molto giovane. All'età di circa 16 anni, nel 2008, Sfera pubblica In Your Rap, iniziando il suo viaggio. La strumentale di questo pezzo è prodotta da Big Edo, che molti conoscono per essere, oltre che un ottimo producer, il fratello di Jack the Smoker. Oltre a questo, il brano ha la particolarità di avere l'intro di un artista che diventerà un pezzo da 90 del rap italiano, Amy Schilla. Mi vuoi guardare, guardami, mi vuoi parlare, parlami, sei convinto che mi stai fottendo, pagami. Sono In Your Rap, per me MySpace è mi space, nessuno ti caga sul tuo space, mi spiace. Vuoi fare il morto di fame, non sei capace, non sei capace. Io se potessi vestirei solo Versace. So che pensi a me, quando senti sta roba, sono In Your Rap, ma non rappo di roba, SFE, RAC, prova, sono In Your Rap. Da qui agli anni a venire, Sfera inizierà a pubblicare musica con costanza sempre crescente. Questo sarà fondamentale per riuscire ad arrivare al meritato successo che raggiungerà dopo anni di gavetta. Ovviamente non si deve dimenticare l'enorme contributo di Charlie Charles, col quale Sfera per anni ha creato un vero e proprio sodalizio, che ancora continua seppur il producer non lavori più a ogni singolo brano in uscita. Nel 2009 pubblica altre canzoni, tra cui Fuck the Fakes, con un intro a dir poco provocatoria, e A Tempo. Entrambi i brani, per fortuna dei fan e dei curiosi, si possono ascoltare su YouTube dopo la chiusura di MySpace, che in quegli anni era la piattaforma di riferimento per la musica rap. Sento addosso uno sguardo indiscreto, il butta fuori mi fissa dal vetro, mani addosso mi alza di peso, mi butta fuori, rientro da dietro. Nel club cammino a stento, perché non ci sto dentro, collassi, spinte, schiaffi, ma le mani vanno. A tempo, a tempo, a tempo, a tempo, a tempo. Qualche anno dopo, precisamente nel 2011, Sfera pubblica Murder Flow, prodotto da DJ Row. Molti di voi conosceranno questo beatmaker attivo su Roma per le collaborazioni con Madman, Jamie Tights e per essere il producer del gruppo NSP. Basta, cassa se incassa, ripetizione, ogni rima è uno sparo e sto scaricando il caricatore. La gente voleva azione, tu questa come la chiami? La tua testa in esplosione ma senza effetti speciali. Sti rapper superficiali nascosti dietro agli occhiali, con una cifra di amici, sì ma tutti immaginari. Fai mucchio con i compari, zio è meglio se scompari. Oggi ti sfascio il culo come ieri, riprova domani. Sul finire dello stesso anno, precisamente il 4 dicembre del 2011, sul canale YouTube Sfera Ebbasta TV viene pubblicata la traccia Troppo tardi per noi. Questa canzone descrive la storia d'amore ormai conclusa tra lo stesso Sfera e una ragazza. L'artista nel testo descrive le sfumature di questa avventura amorosa. Racconta come i due giovani innamorati appartengano a mondi diversi, dei mille ostacoli che hanno dovuto affrontare per mantenere viva la relazione, fino ad arrivare però al punto di rassegnarsi che quel rapporto non potesse proprio continuare. Le giornate in giro, mano nella mano per le vie del centro, con il sole, con la pioggia d'estate e d'inverno, le giornate a letto, la tua testa appoggiata al mio petto, come ho rovinato tutto questo. Gli anni a venire vedranno Sfera collaborare con diversi artisti, all'epoca anche loro poco conosciuti. Nel 2012 pubblica K.O. Freestyle, mentre l'anno dopo, nel 2013, vedranno la luce Chance con Johnny Scandal, prodotta da un giovanissimo Andri Datemaker e Metal Detector. Chance, soprattutto nel ritornello, parla di tutti i sacrifici fatti per arrivare ad avere una possibilità nella musica ed un poco di visibilità. Le strofe di Sfera trattano sostanzialmente lo stesso argomento, sottolineando come tutti quelli che non credevano in lui ora si stiano pian piano ricredendo. Questi si pensano che faccio i soldi col rap e se non li facessi manco farei rapper, senza sapere che mi alza alle 7, i soldi li faccio soltanto al call center, l'invidia ti ha reso pazzo, odio ogni cosa che faccio, più passa il tempo più tutti sti infami rimangono indietro e mi succhiano il cazzo. Billionaires, billionaires, questo è per quelli che ci stanno a fianco e ci hanno sempre tifato, eppure per quelli che invece ci odiano e che ci hanno sempre.
Metal Detector invece è una canzone inserita all'interno di New Generation Rap Boss Mixtape e possiamo trovare la collaborazione con un altrettanto giovane Ernia. In questo brano si esalta quello che è un elemento fondamentale della cultura rap, l'autocelebrazione. Sfera ed Ernia rivolgono insulti, come molti altri artisti fanno, a un nemico immaginario, scelta che avviene spesso in questo genere musicale. Biglio Net, TDE, perché non ti ledi? Siamo un pugno pieno d'anelli che ti sfonda il setto. Sbagli con la gang, ti sparisce il sector. Quando passiamo suona Metal Detector. Sempre nello stesso anno, Sfera prende parte al primo mixtape di Gali, all'epoca ancora Gali Fo, dal nome Leader, pubblicato il 12 luglio 2013. Questo progetto fu realizzato con la collaborazione dei produttori Charlie Charles e Fonzie Beat. Nelle 14 tracce del progetto possiamo trovare le collaborazioni con altri giovani promesse dell'epoca, come Ernia, Maruego e Jay, componente del trio romano NSP. Dopo tutti questi anni e un grande numero di tracce pubblicate, Sfera e Basta è pronto per rilasciare il suo primo progetto da solista. Il nome di questo lavoro è Emergenza Mixtape. Il progetto è composto da 19 tracce e moltissime collaborazioni, tra cui le più importanti sono sicuramente quelle di Gali, Ernia e Low Low. Il mixtape è stato completamente autoprodotto e pubblicato in maniera indipendente. L'anno dopo, nel 2014, sarebbe dovuto arrivare anche Emergenza Mixtape Volume 2, curato totalmente da Charlie Charles, di cui avrebbero fatto parte i singoli Nagasaki, Fit Capo Plaza e Pepe Sox, Tasche Piene e Siamo in 23. Il progetto però non uscì mai e dovremo aspettare ancora qualche anno per vedere la maturazione artistica di Sfera e la completa esplosione all'interno del mercato musicale. Ganti ribalta, siamo un'esplosione tipo Nagasaki. Ho un flow Kawasaki che rimanda a casa sti rapper svendati. Prendiamo l'Italia, Milano, Salerno, la senti la stazza? Tu vorresti fare una hit, noi l'abbiamo fatta. Giro con 6 grammi di amnesia nascosta dentro alle mutande. La mia fidanzata è contenta, mi profuman sempre le palle. Se parli di trap in Italia è normale che parli di me. Stai ancora copiando le rime che ho fatto nell'altro mixtape. Conoscevi queste canzoni di Sfera e che cosa ne pensi di questi brani? Scrivici con un commento qua sotto la tua preferita e se ancora ascolti qualcuna di queste canzoni. Non dimenticatevi di condividere il video con i vostri amici e inoltre, se il video vi è piaciuto, lasciate un like, iscrivetevi al canale ed attivate la campanella per ricevere le notifiche e non perdervi i prossimi video.